Amiche e amici di Rossini TV, pomeriggio europeo per Urbino. Oggi pomeriggio infatti viene ospitato l'alto rappresentante vicepresidente della Commissione europea, Josep Borrell Fontaine, al quale l'università conferirà il dottorato honoris causa in Global Studies, Economy, Society and Law, e che terrà la sua lectio magistralis dal titolo The Political Momentum of Europe Between Hamilton and Demosthenes. Ci scuserete tutti per le pronunce, andiamo tutti a seguire questo importante avvenimento europeo per Urbino. Col magnifico rettore Giorgio Calcagnini, giornata lunga oggi con tutto questo impegno importante, con Josep Borrell che è stato qua a ricevere questo titolo così importante. Non si finisce mai di imparare. No, però ecco, è stato interessante che abbia ribadito come in questa situazione anche di crisi internazionale non ci si possa muovere come singolo Stato, singola nazione, ma è importante che ci si muova insieme. Per questo l'Unione Europea potrebbe, dovrebbe svolgere un ruolo più efficace. Quindi è quello che diciamo anche in economia, cioè quando un singolo paese si muove da solo con dei player internazionali che hanno spesso dei bilanci che sono quelli di uno Stato, l'unico modo per rispondere è quello di farlo assieme, no? Per esempio quello sulla formazione è un progetto che va portato avanti, l'informazione dei giovani è importante farlo anche a livello ad esempio di Unione Europea, perché il capitale umano credo che sia ormai il fattore che faccia la differenza tra sopravvivere e invece avere una prospettiva di sviluppo economico e sociale. Ci è parso che avesse proprio colto l'occasione per ribadire quelli che sono tutti i suoi temi, di fronte a una platea molto attenta, peraltro. Sì, è stato. Non poteva che essere così per le cose, per gli argomenti che sono stati detti, quindi ci fa piacere, sono molto contento. Insomma, spero che il messaggio che ha inviato ai nostri studenti e studentesse sia arrivato. Non potrei pensare a un luogo più appropriato per un riconoscimento così prestigioso per me, che ho sempre considerato l'Italia la mia patria di elezione. È la prima volta che sono a Urbino e non è facile arrivare qui, ma ho conosciuto Urbino quando aveva circa 10 anni. Leggendo le romanze storiche sul Medioevo italiano, sul Rinascimento, le storie di castelli, di guerre, di duchi, di papi, le storie di torture, di assassini, di avvelenamenti, di Borgia, dei Medici. Ricordo ancora la passione con cui leggevo, piccolo bambino, in un piccolo paese del Pirinei catalani, come leggeva le imprese di capitani di ventura come Federico de Montefeltro, che amava l'arte e come bottino di guerra razziava libri per la sua biblioteca. Sono stato affascinato dalla storia tormentata dell'Italia, del Rinascimento, epoca di straordinaria ricchezza culturale e di splendore delle arti, come Urbino ancora oggi testimonia. È stato gli ultimi 5 anni come alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza e la difesa dell'Unione Europea. 5 anni segnati da una quantità inenarrabile di sfide, ogni giorno più impegnative. E guarda, se il lavoro umano dovesse essere giudicato in base all'impegno, probabilmente meriterei un voto alto, sì, perché per 5 anni mi sono dedicato con tutto il mio impegno alla responsabilità di questo incarico, con l'aiuto del mio staff. Ma se il lavoro umano dovesse essere giudicato dai risultati, non dall'impegno, ma dai risultati,
Allora non sono sicuro che avrei superato l'esame, perché siamo ben lontano da ciò che abbiamo bisogno. Non abbiamo avuto tanti buoni risultati. Il mondo è oggi peggio che 5 anni fa. Non è la mia colpa, ma è certamente più difficile anche per l'Unione Europea. E aver ricoperto questo incarico è una enorme lezione di umiltà, perché si rende conto di quanto sia difficile risolvere i gravi problemi che affliggono l'umanità. Col professor Antonello Zanfei, coordinatore del dottorato che ha attribuito questo riconoscimento a Josep Borrell. Abbiamo ascoltato con attenzione, non l'ha decisamente mandata a dire, ci aspettavamo qualcosa di maniera, una lectio magistralis un po', diciamo, impostata, e invece non l'ha proprio mandata a dire a nessuno. Assolutamente, è stato molto incisivo, ha voluto lasciare una sorta di eredità politica, perché non dimentichiamoci che il suo mandato è al termine, però ha voluto dare almeno 3 segnali. Uno, la questione dell'integrazione. Se non si fa più integrazione, l'Europa è destinata a soccombere, ed è un problema che è stato messo in evidenza anche da Mario Draghi nel suo rapporto e che lui ha ripreso con molta intensità. Quindi integrazione innanzitutto. Secondo, non si fanno le nozze con i fichi secchi. Ci vogliono risorse importanti per tutte le sfide importanti in cui ha messo in ben la evidenza il tema ambientale, il tema delle tecnologie digitali e quindi lo sforzo di andare oltre l'orizzonte attuale. E terzo e non ultimo, l'importanza di formare gli europei. E gli europei non si formano nell'arco di 50 anni, ci vorrà probabilmente più tempo di quello che ha richiesto finora l'integrazione europea dal 1957 ad oggi. Ha speso parole bellissime per Urbino, dove dice di non essere mai stato prima, ma di essere già stato attraverso i suoi studi, e ha ringraziato per essere stato invitato. Come nascono queste idee? Come è nata l'idea di coinvolgerlo, di chiamarlo e di sottoporre la sua candidatura al Senato accademico? È nata su spinta, direi, del rettorato e su spinta anche di alcuni docenti che collaborano strettamente al dottorato in Global Studies, che è un dottorato internazionale con una vocazione internazionale da tempo. I nostri docenti sono al 50% non italiani e sono quindi collegati a livello internazionale in modo abbastanza netto. Questo tipo di rete di rapporti rende possibile questo tipo di, diciamo, coinvolgimento di personaggi di altissimo livello come quello che abbiamo avuto oggi. Restano 2 considerazioni, il grande piacere di quello che ha detto Borrell su Urbino e sicuramente anche la considerazione che comunque non si finisce mai di imparare. Sì, esatto, non si finisce mai di imparare. Lui ha conseguito un dottorato in Global Studies, che è un'onorificenza importante. Teniamo conto che di solito è molto più comune conferire delle lauree honoris causa. Il dottorato in honoris causa si caratterizza abbastanza. Sono poche le università italiane che hanno conferito questo tipo di titolo onorifico. E diciamo che è importante la collocazione di Urbino, nel senso che Urbino si presenta come una finestra sul mondo. Nei fatti è molto più internazionale di quanto sembri. Accoglie ogni anno una dozzina di studenti selezionati, di cui 3/4 da diverse parti del mondo, e quindi è una cosa che ci permette di sperare che si formino queste comunità internazionali e che anche l'Europa diventi più Europa, più un continente in grado di integrarsi e di avere un ruolo nella scena internazionale. Noi europei non eravamo pronti al ritorno della politica del potere, anche meno al ritorno della guerra sul territorio europeo.
ma perché no, non eravamo pronti? Perché? Mancava capacità intellettuale? No, abbiamo tanta. Noi eravamo pronti perché il progetto europeo è stato costruito in antitesi con l'idea del potere. L'Europa dice no alla guerra. Rinunciamo alla guerra e rinunciamo all'idea del potere. Perché le nazioni europee hanno trascorso secoli in guerra tra di loro, in nome della religione, in nome della nazione, ricercando la supremazia nazionale, l'imperio. E la storia d'Italia, la storia d'Italia è stata anche una storia di guerre. La storia della Italia divisa, frammentata in piccoli stati, era il campo di battaglia delle grandi potenze. La Francia, la Spagna e l'Austria hanno fatto la guerra qui, nella terra italiana. E per gli italiani non era la loro guerra. E dopo la Seconda Guerra Mondiale, il più grande massacro tra europei nella storia, noi europei abbiamo detto mai di più, mai di più, mai più uccideremo l'uno all'altro. E questo, e lo dico ai giovani, questo è stato un successo che non riconosciamo abbastanza. Viviamo in pace e per le giovani la pace è l'stato naturale delle cose. E no, la pace non è l'stato naturale delle cose. Abbiamo fatto la pace tra noi e questo è straordinario, ma la pace non è l'stato naturale delle cose. Il mondo è in guerra, la violenza si utilizza oggigiorno di più. Ma la realtà era che l'Europa era divisa per frontiere che esistono ancora oggi, ma sono invisibili. Passiamo per le frontiere libremente. Abbiamo condiviso la stessa moneta. La moneta è un altro simbolo della sovranità, che è un Stato, è un territorio, una frontiera, una moneta e un esercito. Abbiamo condiviso e la frontiera non esiste di più, sì esiste ma non si vede, la moneta non esiste più, la lira non esiste più, la peseta, abbiamo la stessa moneta e adesso stiamo discutendo come cooperare in materia di difesa per mettere in comune le capacità militari delle nostre eserciti. Questa è l'ultima frontiera della sovranità e per questo è tanto difficile di farla. Sì, abbiamo sicuramente fatto grandi progressi. Siamo riusciti a combinare la libertà politica, il progresso economico e la coesione sociale. Libertà politica, progresso economico e coesione sociale meglio che in qualsiasi altra parte del mondo. Non siamo mai stati così vicini all'aspirazione della città ideale. Metafora di una società ordinata ma libera, perché hanno società che sono ben ordinate ma non sono libere, e le società che sono libere ma non sono ordinate. La società ideale è una società ordinata e libera e prospera. Giulia Volponi, vice sindaco di Urbino, oggi ci sono veramente tutti per accogliere questo importante personaggio che arriva direttamente dall'Europa a illuminare Urbino. Che cosa commentiamo? Sì, che per noi è una grandissima opportunità, non potevamo certamente non esserci, anzi è un grande onore perché ci dà questa prospettiva sicuramente di una dell'Europa e quindi di essere anche molto più vicini rispetto a quello che a volte si percepisce come Europa, e quindi siamo molto contenti e ringraziamo chiaramente l'università per l'organizzazione, questa grande cerimonia, perché per noi è un momento sicuramente, per tutti coloro che saranno presenti, di grande arricchimento. Si consolida sempre di più questo rapporto così intenso e ovviamente pluricentenario tra l'università e la città di Urbino, ma questi sono momenti nei quali proprio si sente intensamente stretto questo rapporto.
Sì, beh, sicuramente sono dei rapporti imprescindibili ogni occasione è un'occasione sicuramente ecco, per rinnovare questo rapporto che proprio in questi tempi siamo chiamati anche a incontrarci più volte, più spesso su diversi temi che coinvolgono tanto l'università quanto chiaramente la città, come ecco, rapporto proprio che mi sento di dire imprescindibile e che sta a noi cercare il modo di far sì che possa essere sempre più rafforzato e fortificato in un'ottica di ricchezza e arricchimento proprio per le persone e per la città di Urbino. Spinelli è stato imprigionato 28enne durante la Seconda Guerra Mondiale e quando i tanchi tedeschi erano vicino a Mosca, e lui ha scritto questa lettera meravigliosa sopra l'Europa del futuro, dicendo che gli europei devono costruire un'Europa federale, diceva lui, unita, diciamo oggi, per poter sopravvivere nel mondo che viene. E questo l'abbiamo fatto un pochino, rimanda tantissimo a fare, e invito a tutti gli studenti dell'Università di Urbino a capire come funziona l'Unione Europea. A capire, prima di tutto a capire come funziona. Quanto da voi fa la differenza entre il Consiglio europeo, il Consiglio dell'Unione europea, il Consiglio d'Europa e la Commissione europea? Quattro cose che la gente non distingue molto bene che cosa fanno qualcuna. E chi è il Presidente d'Europa? Non ha Presidente dell'Europa. Tutti gli stati hanno un presidente, ma l'Europa non è un stato. Non è un stato e sicuramente non lo sarà pronto, ma deve essere capace di fare l'unità abbastanza tra noi per fare fronte a questo mondo. E oggi il mio addio alle armi, nel sentito figurato, voglio ringraziare l'Università di Urbino per l'occasione che mi fa di pensare pubblicamente sopra l'Europa di ieri, della mia giovinezza, quando aveva Urbino in la testa, e l'Europa di oggi, quando finalmente sono arrivato a Urbino. Sono andati via proprio tutti, fra un po' ci spengono le luci, noi stiamo chiudendo questo speciale così importante per l'Università di Urbino, ma direi per tutta Italia, perché avere una testimonianza così acuta, così arguta, così attenta da parte appunto di Josep Borrell, che non si è risparmiato, che comunque ha detto tutto quello che voleva dire e che voleva sottolineare su tutte le sue visioni, su tutte le sue prospettive, è stato un momento molto importante che abbiamo testimoniato per i telespettatori di Rossini TV. Con le nostre telecamere.